noi ci crediamo molto perché è un'esperienza importante per i ragazzi e lo consideriamo un asse delle politiche giovanili della Regione Liguria. E quindi stiamo lavorando su due fronti, difendere il servizio civile sul livello nazionale, quindi per poter avere ragazzi che nei nostri territori fanno questa esperienza negli enti accreditati a livello nazionale e regionale e impegnarci per quanto c'è possibile per le risorse disponibili col servizio civile regionale che riguarda i ragazzi di età inferiore e che è propedeutico anche al servizio civile nazionale stesso. Ma noi adesso abbiamo a disposizione 430.000 euro che sono, diciamo, abbiamo messo insieme il tesoretto del 2012 e quello del 2013 proprio per far massa critica d'accordo con le organizzazioni, gli enti del servizio civile che sono radunati anche in una consulta regionale e vogliamo sperimentare i patti di sussidiarietà, una forma giuridica che stiamo sperimentando anche per altri servizi, vogliamo farlo anche per il servizio civile. La differenza rispetto al bando tradizionale è quello che sempre attraverso una manifestazione di tipo pubblico, ma si invitano in qualche modo gli enti a lavorare insieme a costruire un unico progetto e quindi a costruire reti, associazioni temporanee di scopo e quindi lavorare in modo non competitivo ma collaborativo. I tagli che ci sono stati ci hanno messo in una grossa difficoltà, successivamente effettuati con la spending review dal governo Monti. Comunque il ministro Riccardi, tra le pieghe del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha recuperato 50 milioni che, secondo le nostre proiezioni, dovrebbero garantire 18.000 ragazzi in Italia, 450 all'estero, più 360 per quanto riguarda l'accompagnamento dei ciechi civili e dei grandi invalidi, per il biennio 2013-2014. È chiaro che in questi due anni bisogna fare la riforma del servizio civile nazionale.